Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Asura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con quello che secondo me fino ad ora è stato il combattimento più bello, più emozionante, di cui poi l'episodio prima è stato anche il più divertente in assoluto, con la lezione finale. Oggi invece, Dei della Morte. Un villaggio in fiamme, gli abitanti sono pronti a sacrificare le loro vite per gli dei, e le sette divinità strappano le loro anime senza alcun rimorso. Asura viene così sopraffatto dalla rabbia pura e assoluta. Vediamo la sua rabbia. Sì, dovrei guardarle gli intermezzi effettivamente, cioè dovrei farveli vedere, però... Asura credo che abbia consumato tutte le sue energie. Però se vi facessi vedere gli intermezzi video, quelli me li censurerebbero sicuro. Ah no, siamo ancora pieni di energia, dai. Incredibilmente, tra l'altro. E senza braccia, è quella la cosa assurda. Ma questo... Asura, ha detto papa? Certo, Kanishata. Amasha, Soti, Sabaka. Kabirato, Arikadiyoshai. Che cazzo hai detto? Io ho capito solo Asura e papa. Credo abbia detto seguimi. Lui pure è sconvolto. Vabbè, seguiamola. Tanto, cazzo dobbiamo fare. Forse nel tempio, non lo so, ci verranno ricostruite le braccia? Chi lo sa. Il fatto è che questa ragazzina, sì, assomiglia ovviamente e chiaramente a nostra figlia. Ma non è lei, è questo il punto, ma... Secondo me alla fine si scopre che in realtà è veramente Mitra. Solo che è tipo una sua o reincarnazione o un'immagine residua, non lo so. Ah, questo è il macchinario che avevamo visto puntate fa. Non lo so, forse alcuni di loro ci venerano perché non cerchiamo di ammazzarli. No, credo che siano solamente estremamente devoti. Non menarli, ti prego. Sta ragazzina. Spero che ci dicano qualcosa di più in questo episodio. Ah, bene, altri amici. Chi sarà? Il tizio coi capelli rosa, la biondina, Deus? Secondo me la biondina. Nab. Sì, sì, troppo megalomane. Aliot. Potrebbe essere anche Deus. No, avevo ragione, è la biondina. Asura, that half-witted baboon. Babbuino. I will not allow him to interfere with Lord Deus's plans any further. All ships, commence purification. Quanto sei tsundere. Vuoi farti notare da Deus Senpai? E sta gente è cogliona. No, dai, non si può ridurre la fede a questo. Wait, stay here.
Certo. You will not stop us. Quanto ci fai che adesso crepa questa? All units, destroy the village and Azura with it. Questi sono i ciccioni? I Buddha dorati? No. Sono quelli brutti questi. Combattimento a piedi? Ah, eccolo qua il Buddha grosso. Il buddone. Com'è che finiamo sempre in questa situazione, Asura? Tu che sei senza braccia e che devi combattere la Madonna. Dai che ti sto calcio nelle palle, guarda. Chissà se questo crepa oppure è lui che dobbiamo fare R2. Ah, ci sono i simpaticoni. Vieni qua. Ti tiro un calcio nelle balle. Non vedo. Dov'è? Troppo tardi per chiunque fosse arrivato. Questo è il momento della testata definitiva. Oh, c'è da dire che con tutte le testate che Asura ha tirato fino adesso, non si è mai spaccato una volta la testa. Mai. Però le braccia continuamente. La ragazzina è crepata? E forse? Sai che non lo so. Può essere. Is this what gods do? Non ci giurerei, ma mi sa che è morta. There is no need. The gods that only take. The gods of death. No, secondo me la ragazzina è ancora viva, se no l'avrebbero già mostrata. Asura Vratu. Asura Vratu. Sempre più nel cattivo stiamo andando in questi episodi. Sta tutto peggiorando. Ragazzina, dove sei? Sì, vabbè, dai. Stiamo sopravvivendo a qualsiasi cosa. Prima o poi ci fermeremo. No, è ancora viva, dai. Se dice questo vuol dire che ancora per poco sta bene. Quanto sei tsundere. Sì, vabbè, ma tutta quella... quei missili non servono per distruggere un villaggio, servono per distruggere la luna. Scena tragica in arrivo fra 3, 2, 1. Eccola che arriva. Proprio come i missili. Run! Saremo crepati? Non so, ma sicuramente la tizia ha fatto un casino.
Sorprendentemente siamo ancora vivi. Com'è che ci si rompono sempre solo le braccia, ma le gambe mai? E niente. Mi dispiace per la ragazzina, ma è morta. Eccola lì, infatti. Questa inquadratura è stupenda. Vuol dire tutto questa inquadratura. Se avesse le mani ce l'avrebbe qua in faccia. Asura è diventato un Super Saiyan adesso. La furia lo ha trasformato. La rabbia di un padre. Questa è. Wow. Wow. È una fusione fra delle teste cadranno. È una fusione fra Ichigo e la QB mod di Naruto. Che è in totale berserk quest'uomo. È una fusione fra il Bankai e la Bijou mod di Naruto questa, guardalo! È stupendo, è stupendo. Asura must be destroyed. Ma crepaci. Ma ti spacco la faccia. Wow. Credo che ormai essere colpiti in questo momento voglia dire realmente poco. Non stiamo più tirando pugno, se lo stiamo facendo lo facciamo a una velocità disumana, come era ovvio pensare. Non c'è più nulla di umano qui. Qui abbiamo trasceso. Qua si trascende anche il divino, credo ormai. Credo che di Asura in questo momento ci sia sì e no, niente. C'è solo rabbia. Wow. Guardalo se non è la Bijou mod e il Bankai questo. Eccola qui che scende dal cielo. Sì, certo. Sai già benissimo come finirà questa cosa. Sappiamo tutti come finirà, con lei che crepa e noi che di danno ne sentiamo sì e no niente. Guarda come ci stiamo caricando di rabbia, odio e dolore. Dio mio, ti spacco la faccia appena scendi giù. Tanto non scenderà mai di quella lì. Sai che è talmente carico tutto quello che sta succedendo che non ho idea di che frame mettere come copertina. È veramente così bello che non ho idea di cosa usare. Veramente. L'hai capita alla fine.
Sì, ma tanto non sfuggi, bella. Non puoi fuggire, non così almeno. È fuggita veramente? Non può essere finita così. Mi sembra strano. Ed eccoli, solo odio e rabbia ora. Questo userò come frame. O questo, non lo... No, qua c'erano le scritte. È anche molto berserk comunque. Gatsu che usa l'armatura, questo. Non c'è più nulla qua. Wow. Cioè, anche finisse così, cioè, e so che non finisce così, ti giuro, sarei felice. Sarei felice così, perché è stato top. Top, 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 assolutamente. Wow, bellissimo. Bellissimo, veramente. E qua intanto le anime se ne vanno via. Verso il paradiso. Presentato da Capcom. Wow, veramente bello, 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 bello. Non vedo l'ora di fare anche le prossime puntate per vedere che cazzo succederà, veramente. The Endo. La rinascita, fine. Rinascita. Bellissimo, bellissimo. S. Ovviamente. Quindi non c'è una doppia S. Peccato, peccato. Berserk, mio Dio. Mamma mia. Bello, 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 bello questo episodio. Veramente. Vediamo se la parte iniziale è cambiata. Sì, noi che usciamo dalla roccia, Wisen. No, Carro, cacchio dico. Noi che uccidiamo Carro, August. Bellissimo, bellissimo. Tutta la seconda parte è stata stupenda. Noi con lo scontro di August, lo stato Berserk. Bellissimo tutto, bellissimo. Quindi, signori, io vi ringrazio per avermi seguito fino ad adesso nella seconda parte. Ci rivediamo la prossima puntata con l'inizio della terza parte e con il prossimo Kanda. Signori, grazie a tutti e ci vediamo. Ciao!